Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Oggi, come retro manuale, rapidamente andremo ad osservare il retro manuale dell'Integer Basic, lo sconosciuto e l'inutilizzabile Integer Basic, proposto nel lontanissimo ottobre del 1976, fu ideato e prodotto da Steve Wozniak, e questo era il linguaggio Basic che era allegato agli Apple II. Come vedremo, praticamente era un linguaggio che era sostanzialmente inutilizzabile dagli utenti, ne capiremo tutti i limiti. Avrebbe potuto andare bene questo appunto Integer Basic come fosse stato un prototipo di Basic, se poi dopo fosse stato modificato e sviluppato per produrre un Basic degno, ma siccome in Apple non c'erano le competenze sufficienti per poter sviluppare una roba simile, Apple andò dalla Microsoft e si comprò Apple Soft, e poi Apple Soft rimase come linguaggio Basic. Fu messo in ROM, 16k di ROM, un pochino meno di 16k, e rimase praticamente come il linguaggio Basic per tutti gli famiglia degli Apple II. Andiamo a esplorare questo manuale, che è un pezzo di storia, ma indubbiamente l'Integer Basic, per chi l'ha adoperato, è una cosa veramente orrenda, proprio orrenda, orrenda, orrenda. Adesso vediamo il perché. Ecco, già questo già si capisce che vabbè, era un manuale per Apple II, come per caricarlo qui si dava le istruzioni in C1 in esadecimale, quindi già di per sé si capisce che per far funzionare un minimo di Basic occorreva, diciamo, le conoscenze di un ingegnere informatica. Ecco, c'era già qualche cosa che non andava, perché non si può, se uno ha le conoscenze di un ingegnere di informatica, di sicuro il Basic non la adopera. Ecco, e con questo ci siamo già capiti: se si dava a un bimbetto che a malapena sapeva attaccare la spina un manuale simile, ecco, di conseguenza questa cosa, l'Apple Basic, che si chiamava Apple Basic ma poi diventerà Integer Basic, non era praticamente utilizzabile. Poi all'Apple lo capirono, andarono a prendere il più dignitoso, ovviamente Apple Soft della Microsoft, che era, diciamo, semplice ma potente e veloce. Allora, che cosa ci aveva di rognoso l'Integer Basic? Ecco, come sintassi niente di particolare, era semplicemente un Basic normale, poco diverso dall'Apple Soft. C'erano le variabili, le variabili c'erano soltanto due tipi di variabili: le variabili stringa e le variabili numeriche, e poi c'erano i vettori. Attenzione, i numeri, praticamente la grossa rogna dell'Integer Basic, eccola qui, ci stiva soltanto numeri interi, da meno 32.767 ad un massimo di 32.767, non gestiva i numeri reali. Ecco, anche se uno, diciamo, avesse dovuto adoperare l'Integer Basic per fare un bilancio, dice, io ho il bilancio, lo divido tutto per 1000, però, diciamo, per restare, oppure per 1 milione, per restare all'interno del range di 32.767, ho capito, però siccome questi gestiva solo numeri interi, non c'erano numeri con la virgola, e quindi voglio dire, anche adoperando, diciamo, la tecnica del utilizzare un modello che frazionasse e dividesse per 100, per 10, per 100, per 1000, per 100.000, per 1 milione, ecco, erano sempre numeri interi, ci si perdeva un sacco di roba con la virgola, e di conseguenza non serviva un cazzo di nulla, perché 32.767, ecco, voglio dire, anche se semplicemente uno faceva un programmino all'Integer Basic per andare banalmente a costruirci, diciamo, un banale programmino per la gestione di un libretto a risparmio, quando va a calcolare i numeri, in un botto si va già automaticamente già fuori, ancorché si andasse a dividere, poi quando vai a calcolare l'interesse c'è comunque sicuramente un punto e virgola di qualche cosa, perché i numeri sono tutti divisi per 1000, se uno li va per rimanere all'interno del range, di conseguenza non puoi nemmeno andare a calcolare minimamente l'interesse da dare a un libretto postale, anzi bancario, perdon.
e quindi era proprio una ossa orrenda, con da un range di meno 32.767 a più 32.767, un range veramente esiguo, ridicolo. E in più, oltre ad essere il range estremamente ridotto, non gestiva nemmeno diciamo i numeri reali, quindi i numeri con la virgola, solo numeri interi, non ci si faceva un cazzo con l'integer basic. Poi come funziona, se c'era l'ABS, il segno, poi c'era il round che dava numeri diciamo casuali, e poi alcuni strumenti diciamo con la virgola. Gestiva i vettori, che non ci facevi un cazzo, con le stringhe, perché tanto i numeri erano troppo stretti. Poi cosa c'era? Destinazione delle stringhe, land, le funzioni, istruzioni, i comandi. Ecco, c'era il comando CLR che puliva le variabili. Questo l'auto è incomincia, diciamo, per specifica link, una roba che non sa, auto variabile 1, variabile 2, inizia automaticamente una serie di numeri, va bene, in progressione. Poi c'era Dell che cancellava tutti i numeri di riga da qui, da lì a là, il listato o list tutto per intero oppure da numero a numero, run che processava, SCR scratch del che diciamo evitava, lo stesso diciamo non servava. Poi la gestione della memoria IMEN e LOMEN, le istruzioni, il LET che non serviva un cazzo, per le assegnazioni, l'input, la print, il tab per spostare il cursore, il for next, che chiaramente esempio praticamente c'erano numeri interi, quindi i cicli c'era poi, vabbè, poi i cicli poi da fare, if e then, poi c'era il goto, non c'era nemmeno la else, come d'altronde anche sull'Apple Soft, non c'è nemmeno la else. Poi il gossip, il return, dimensionamento di vettori, il RAM per le note, il poke e poi il call, basta, non c'era altro, praticamente non c'era come istruzioni. L'Apple Soft è un po' simile a questo, ci aggiungo chiaramente c'è tutto il blocco di istruzioni per la gestione dell'accesso, poi CHR$4 per l'accesso al DOS, e poi c'è tutto l'Hplot, alta risoluzione e bassa risoluzione. Quindi praticamente questa era una cosa, l'Apple Basic messaggi di errore, che il numero diciamo era veramente come prototipo, poteva andare bene come prototipo di Basic, ma non era praticamente inutilizzabile per l'utente, sia perché il range numerico era obiettivamente schifoso, perché in sostanza non ci si faceva nulla con un dimensionamento di variabili da meno 32.767 a più 32.767, se ci arrivate 33.500, ecco, un osa non potevate, eravate già fuori. A 35.000 lire in lire, con 35.000 lire, ecco, eravate già fuori, dividevate per 1.000, però dice, anche se mai io divido per 1.000, no, non gestiva la virgola, solo numeri interi, e quindi di conseguenza una cosa oscena, veramente oscena. E questo è il ricordo di dell'Apple Basic, che all'inizio si chiamava Apple Basic, però poi venne rinominato in Integer Basic, veniva regalato agli utenti di Apple 2 Plus e Apple 2 e Apple 2C, ma credo che nessuno l'abbia mai utilizzato. Veniva caricato in RAM automaticamente dal DOS 3.3, ma praticamente non l'adoperava nessuno questo Basic, per via diciamo dei grossi limiti, un range troppo corto e la gestione solo esclusiva di numeri interi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao.